sto percorrendo un labirinto di rami spezzati. Quindi nelle scorse settimane deve essere caduta una quantità di neve impressionante. È pieno di rami di faggi spezzati che sono caduti e si sono conficcati sul sentiero come dei grossi artigli. È un labirinto, mai vista una cosa del genere. Si riesce a passare a malapena. Sono a Campo dell'Osso, Monti Simbruini. Questo per me è un posto molto speciale perché qui ho fatto la mia prima ciaspolata ormai diversi anni fa. Ricordo che fu una giornata speciale, subito dopo una grossa nevicata. C'erano 2 metri di neve abbondanti, condizioni perfette, sole pieno, zero vento. Fu una giornata veramente emozionante. Oggi di neve ce n'è un po' di meno, ma è sufficiente per scomodare le racchette. Sono diretto sulla cima del Monte Autore. È una passeggiata molto semplice, con poco dislivello, quasi tutta tranquillamente affrontabile con le racchette. Aria frizzantina e panorama mozzafiato. Come in vetta. Spettacolare. Mamma che vento. Gran parte della mia vita ho fatto escursioni quasi esclusivamente in estate e in autunno. Mi è bastata una sola uscita per innamorarmi della stagione invernale. A parte che quando cade la neve, il bosco e tutti i suoi abitanti vanno a dormire e c'è quel tipo di silenzio che piace a me. Ma poi i panorami, già sapete. Pozzetti con dentro pezzi di cioccolato enormi e del tè caldo. Voglio approfittare del momento di pausa per parlarvi di un nuovo pezzo del mio equipaggiamento a cui tengo molto, questa bottiglia termica della Tuno Tu. Ci tengo perché il titolare del brand è un mio carissimo amico che insieme con la fidanzata ha deciso di mettere su una piccola azienda di prodotti con l'idea della sostenibilità. Io ho seguito a grandi linee le varie fasi di questo progetto, che ha richiesto molto tempo per essere sviluppato, e quando finalmente hanno lanciato il loro primo prodotto l'ho comprato subito perché ero veramente curioso di testarlo, ero curioso di toccare con mano il risultato del loro lavoro. Una bottiglia termica di questo tipo secondo me è un'ottima idea perché consente di portarsi appresso le proprie bevande preferite in montagna come nella vita di tutti i giorni, calde o fredde a seconda della stagione, evitando così di ricorrere alle classiche soluzioni in plastica monouso che ormai lo sappiamo vanno a finire nell'ambiente, si disintegrano in pezzi sempre più piccoli e alla fine ce li mangiamo. Io utilizzo abitualmente thermos durante le mie uscite, specialmente in quelle invernali giornaliere, quando ho bisogno di idratarmi con delle bevande calde perché fa un freddo cane, tipo oggi, e buttarsi giù l'acqua congelata della borraccia non è proprio
il massimo della vita. Uscite dove magari non ho tempo, modo o voglia di mettermi a trafficare con dei fornelli per scaldare l'acqua sul posto, e quindi mi preparo il tè la mattina prima di uscire, lo metto nel thermos e me lo bevo caldo strada facendo. Questo qui è un ottimo thermos perché tiene le bevande calde a lungo. Io ci ho tenuto del tè fino ad 11 ore ed era ancora tiepido, quindi direi che va benissimo per un arco temporale di 5 o 6 ore, che è quello di un'uscita giornaliera. Ora io ne sto parlando limitatamente all'utilizzo invernale, ma è una bottiglia termica, quindi se ci mettete dentro delle bevande calde, le tiene calde, se ce le mettete fredde, le tiene fredde, quindi va bene sia in estate che in inverno. È un prodotto ovviamente BPA free, in acciaio inox 304, la parte interna, mentre l'esterno è sempre in acciaio inox, però il 201, che è un po' più resistente. I ragazzi hanno svolto diverse prove di resistenza, non vi dico quali per non farvi venire strane idee, diciamo che non teme le cadute accidentali. Una cosa secondo me veramente simpatica di questa bottiglia, che confesso è la prima volta che vedo, è che ha il filtro incluso, quindi all'occorrenza potete prepararvi il vostro tè, le vostre tisane preferite, anche sul posto, utilizzando del prodotto sfuso, quindi ancora una volta evitando prodotti eccessivamente imballati. L'ambiente ringrazia e il portafoglio pure. Per concludere, ragazzi, vi lascio in descrizione i link della pagina Facebook e del profilo Instagram di TunoTu. Andateli a seguire perché meritano. Stavolta ve l'ho detto, sono di parte, ma loro meritano in ogni caso. E ovviamente, se state pensando di acquistare un thermos per le vostre uscite o per la vostra vita di tutti i giorni, questo qui va benissimo. Lo potete acquistare direttamente dal sito di TonoTu, anche questo ve lo lascio in descrizione. Tra l'altro, sul sito, oltre a tutti i dettagli sul prodotto, trovate la loro storia, i loro progetti legati al tema della sostenibilità ambientale. Devo fare attenzione se non casco. Hanno una foresta aziendale su Tridom, insomma, andate a curiosare e fatemi sapere. È uscita fuori una giornata splendida, veramente favolosa, e con tutta questa neve ci starebbe proprio bene una bella uscita con pernottamento. Oggi non sono attrezzato, però sto pensando che si può rimediare facilmente. Guardate, mi basta posare i bastoncini e fare così. Voilà, sono pronto per il rock and roll. Ci sto prendendo gusto con questi salti temporali all'interno dei video. Ci risiamo, mi aspetta un'altra notte fuori e sarà congelata. Tanto per cambiare. Come potete vedere, la situazione è cambiata radicalmente. Il sole è andato via ed è arrivata la nebbia. Passare la notte fuori sotto zero non è uno scherzo, e bisogna farlo solo se si è adeguatamente preparati ed equipaggiati. La mia priorità al momento è trovare un posto dove montare il campo. Sto cercando un luogo che sia pianeggiante e che abbia disponibilità di legna nelle immediate vicinanze. Stanotte avrò bisogno di un fuoco, e trovare legna da ardere in una situazione come questa, con quasi un metro di neve, può diventare problematico, eh. Qui mi piace, penso che mi piazzerò tra questi due alberi o tra quelli. Devo capire da che parte può soffiare il vento.
faccio vedere come mi sono sistemato per la notte. Ho utilizzato il tarp per creare un rifugio basso e raccolto. Questo è un setup che utilizzo molto spesso l'inverno. Il tarp è un 3x3 della Unigear. Non ho un numero esagerato di occhiali, ma per quello che serve a me va più che bene. Una cosa che mi piace è che ha la parte interna è riflettente. L'accoppiata materassino sacco a pelo è sempre quella, me l'avete vista usare già in diversi pernotti invernali. È il Thermarest Neo Air con il Panian 600 di Cumulus. Stavolta ho aggiunto uno stuoino come quello che usavo quando ero negli scout per un maggiore isolamento. Quelli di voi che mi seguono su Instagram già sapranno che di recente ho siglato un accordo di partnership con Cumulus. Sono molto soddisfatto di questa nuova collaborazione. Mi è già arrivato un altro sacco a pelo, un po' più leggero di questo. Ve lo mostrerò prossimamente. Vi ricordo di seguirmi su Instagram perché tutte le novità passano da lì. Vi ricordo che in descrizione trovate i link di tutto il mio equipaggiamento e che acquistando da quei link potete sostenere il canale a costo zero. Giornata volge al termine e qua fa sempre più freddo. Bisogna cominciare a pensare alla legna e al fuoco. Questi pernotti in solitaria sono una faticaccia. So che me lo chiederete, quindi vi rispondo direttamente. Questo è un coltello artigianale, si chiama Termite. Il maker è Dario Trifelli alias Neandertart. Link in descrizione. Le nuvole si sono diradate, è uscito fuori un bellissimo tramonto. Ero preso a spaccare la legna e non mi ero accorto di niente. All'improvviso mi sono sentito questa luce addosso. Troppo forte. Ho avuto qualche problemino con il fuoco. Man mano che la neve sotto si scioglieva, è sprofondato sempre più in basso e alla fine non tirava più. Quindi ho dovuto aprire un passaggio laterale per far entrare dentro un po' d'aria. Adesso va. Che ve lo dica a fa, un lavoraccio. Almeno mi sono mantenuto caldo. Metto su un po' d'acqua per la cena.
Stasera abbiamo rice and veggies. 245 kcal, mica male. Ogni tanto qualcuno mi chiede, in riferimento a tutto ciò, ma chi te lo fa fare di andare lì a soffrire, oltretutto da solo? Nella vita nulla è gratis. Se uno investe poco, avrà anche poco. E se uno continua a fare quello che ha sempre fatto, otterrà né più né meno di quello che ha sempre ottenuto. Io non voglio stare in fondo. Voglio stare in prima fila a godermi lo spettacolo. Patire il freddo e la scomodità fa parte del gioco. Sono quelle condizioni che bisogna accettare se si vuole vivere la natura fino in fondo e cominciare a sentirsi parte di essa. Considerate pure che c'è una bella differenza tra essere soli e stare da soli. A me piace tanto stare da solo perché sono un introverso e amo il silenzio, ma non sono solo, quindi non mi sento solo anche quando sto da solo nel bosco. Tutto chiaro? Tutte le nuvole sono definitivamente sparite, c'è un cielo stellato pazzesco, niente precipitazioni all'orizzonte. La temperatura è di qualche grado sotto lo zero, ma non c'è vento, quindi mi aspetta una nottata tranquilla. Vi saluto adesso, perché poi una volta che sono entrato dentro il sacco a pelo è una trappola. Buonanotte, a domani. Buongiorno. Stanotte la temperatura è andata leggermente sotto zero e ho dovuto faticare un po' per far risuscitare la batteria della videocamera. Sto tentando di scongelare un po' d'acqua. È già pronta la tisana e i soliti tozzetti che a quest'ora saranno fossilizzati, praticamente tramutati in pietra. Mi sa che la neve è un po' più profonda di quello che immaginassi. Guardate che cratere che ha lasciato il fuoco e non è neanche arrivato fino in fondo. Ah, finalmente un po' di sole sulla faccia. È una tisana calda. Cacchio, ce l'ho il martelletto da geologo per acciaccare sti biscotti. Ragazzi, ricordatevi di dare un'occhiata agli altri video che vi lascio in schermata finale e alla descrizione di ciascun video, dove trovate tutte le informazioni più importanti, i link dei miei profili social e di tutto il mio equipaggiamento. È arrivato per me il momento di tornare a casa. È stata un'uscita veramente tosta sul piano tecnico, ma che però mi ha permesso di aggiungere un altro tassello importante al mosaico delle mie esperienze outdoor, e per questo sono molto contento. Spero che il video vi sia piaciuto, in quel caso sono doppiamente contento, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale. Un saluto e ci vediamo alla prossima avventura.